Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smitterry e siamo qui per l'inizio di PES 2021 Master League. Siamo andati con la Juve, questa stagione, che sarà brevissima, pronta a continuare l'avventura odierna. Allora, sarà possibile questa terza stagione che avrà solo due episodi e comprenderà prima la Supercoppa Europea e poi la Supercoppa Italiana, così da finire, diciamo, la serie per domenica, penso. Oggi dovrebbe succedere sabato, questa domenica con il Milan. Che mi, così, per avere un po' una completezza ed è anche un finale degno di questo nome, perché alla fine la Juve ha vinto tutto, ma anche solo un trofeo a Mister Terry qui la Juve, che è la Supercoppa Europea, che sarà contro il Lille, che ha vinto la League. Vediamo qui anche, guardate che bello, Inne al Nice e poi Militao che finisce in una squadra e poi si unisce, cioè, al top, 10 milioni. E decine più. Quanti che mettono noi da Gascosta, secondo male, ma va bene così. E allora. Andiamo un po' alla nostra nuova squadra, la nostra nuova Juve, con qui Szczęsny, acquisti ed è Militao ed Elite. Poi abbiamo anche Attal e Sandro, giocando con Arthur, Pogba e Hazard e Ronaldo Dybala. Io ho tolto anche qualche super di persone vecchie, diciamo, mi hanno tolto, cioè sono over 30 eccessive. Forse Sandro rimarrà, ma mi hanno tolto già guardare Danilo, abbiamo tolto, no, abbiamo preso anche questo Bonucci di Militao che però sarà titolare, visto che è molto giovane, siamo d'elite, 24-23 anni, 72. Il campo va più che bene così, con Arthur, Pogba, De Jong, Arthur De Jong sono abbastanza giovane, Pogba ha 28 anni, ancora nel suo prime. Hazard di Ronaldo è quelli più extra che avevo tolto, ma Ronaldo non voglio vendere meno 100 milioni, 120 milioni, scusate. Cioè il PSG mi offre 127 milioni, il minimo, il 940, non mi accettava. E Hazard ho messo anche in vendita, un po' cosa succederà. Noi abbiamo anche in panchina Umtiti, Joao Cancelo è arrivato, Traoré, Rabiot, Kulusevski, Dolberg, Tyson, Martin, Rooney, Dzeko, Demirá e Schmeichel. Poi abbiamo Mirante, Magnit, Rugani, Sciglio, De Senna, Brione e Pellè. Poco prima che se ne andrà, ma Pellè che mi ha convinto. E allora, per questo Euro Juve, questa Juve nuova, moderna, abbiamo magari un colpo a centrocampo e un attacco. Perché volevo togliere anche Tyson, volevo togliere Dolberg, che mi sembra che sto vendendo. Quindi vendo un centravanti, come vice di Ronaldo, e un attaccante che dovrebbe essere Chiesa, ma i soldi sono quelli che sono, perché il bonus ci hanno dato di 13 milioni, e alla fine è tutto negli ingaggi. Abbiamo 61 milioni di ingaggi, forse conto sarebbe meglio. Nella lista, nella mia testa, io ho tre nomi dove avere, e uno di questi sicuramente è Chiesa, perché è uno di questi tre posti da comprare. Kipling, è meno di città, diciamo. Profittini, Vlaovic è eccezionale. Forse Vlaovic può essere l'acquisto da fare. Quanto ci costa Vlaovic? Un po'. Parte da 7 milioni, quindi già non ci va più a portare. Mentre King parte da 31. L'altro dovrebbe essere magari Leao, anche se non è proprio il dice il rondo che vorrei. Volevo uno più fino. Un 88 non è tanto basso. Pensavo di peggio. E lui parte da 30 milioni, quindi magari questi due sono più abbordabili. Sia King che. Che lo stesso, forse la lascio più abbordabile. Poi Militao abbiamo preso, lo togliamo. Allora, Scamacca, questa è anche un'altra coppa da prendere come forza e tiro. Molto bella coppa sarebbe, però è 77, ancora molto tempo ci vuole. E poi a centrocampo avremmo forse Aouar, da poter prendere, non serve male come colpo. Può fare, ovviamente, penso, tutti e tre i ruoli, da difesa che da mezzala. McKennie ma costa tantissimo, forse anche War costa tantissimo, 51 milioni, milioni. Ma io uno che vorrei portare sicuramente a casa è Chiesa, che dovrebbe essere il prossimo, eccolo qui, 86, fortissimo. Costerebbe tanto, vediamo un po' se riusciamo a passare un po' la loro cifra con, non so, ci mettiamo Schmeichel magari, anzi mettiamo Mirante che mi sta un po' antipatico, che non vuole abbassarsi una cosa migliore, vabbè, 36 milioni. Ci mettiamo magari quanto? Il massimo è 67, non accetterebbe mai. E io proverei a prenderli. Fa Vlahovic e Keane. Chi potremmo prendere? Keane, certo, è un ritorno al passato, anche italiano. Quindi magari l'Italia Juve avrebbe anche più giocatori italiani. Vediamo un po' se possiamo battere poi i prezzi con qualche giocatore. Ti metto qui un Mirante. Quanto? È già 16 milioni. Ecco la risposta a vendere. Se lo tolgo, perché club sono onesti a vendere quando gli offro giocatori miei? 34 milioni e sarebbe ottimo allora. Non è neanche tanto, perché alla fine 34 milioni e 31 milioni è la base d'asta. Diciamo, però ci penso che costerebbe anche di più. 28. Un po' da pensarci su. Ma un giocatore che potremmo anche prendere, forse. Con tanto.
Troppi, abbiamo troppi giocatori. C'è anche un Lewandowski selvatico. Ma troppo vecchio qui. Anche il giocatore che prendere, proprio pensare che è Locatelli. Che la Juve dovrebbe andarci la Juve in teoria lui. Se, perché a fine è uno dei preferiti di Allegri. La Juve ci pensa per fare un film un po' più forte. Ne avrebbe bisogno. Vediamo un po' quanto ci costa qui Locatelli. Vediamo un po'. Vini Locatelli c'è pure il brasileiro. Ma io voglio il Manuel Locatelli. 83 a 24 anni. Abbastanza giovane, mediano. 7 milioni, che bestia a vendere 60 milioni. 60 milioni per 83. E io non c'ho i soldi. Quindi andiamo avanti, aspettando che arrivino offerte per i giocatori. Andiamo avanti. Sì, è arrivato un'offerta. Canzella pure la Juve, che lo sapevamo. Per Dorbe, una controfferta in realtà, perché Dorbe è messo un po' in vendita. Vediamo un poco. Rune addio, ci sono diversi giorni. Ok, cosa stanno un po' rinnovando tutto. Ci usciamo. Ma per Casperino Dolberg è 18 milioni. Senti, zio. 18 milioni ci dici tu. Allora, io ho chiesto 23 milioni. Te ne chiedo 22. Dai. 22 milioni ne vale, penso Dolbe, dai, non mi prendere in fondo lì con 18 milioni il mio massimo posso dare. E allora ragazzi, ho fatto un po' di ordine, ho visto che fosse un dato che possiamo prendere è Timo Werner, sia andato 7, però c'è anche Abraham, vediamo un po' se è lui lo stesso. No, che per Timo, mentre Werner c'è altre proprietà di successo. Dembele c'è l'impicchione, invece, com'è? Resti a vendere, ok. E allora, Timo Werner, c'è possibilità di acquistarlo. Non è eccitante che ci aspettiamo, però magari una coppia di Bala, di Werner o Ronaldo dovrebbe essere fattibile. Mettiamo qualcuno a scambiare, tipo non so, un bel... No, anni, non anni di contratto, ma valutazione generale. E allora, Dessena, maglietta. Non valutazione, scavare il mercato, scusate. Dall'altra parte. Allora, abbiamo quelli sacrificabili. C'è Gioacanzano, se tanto vale. Forse mancano i nostri. C'è Pellè che probabilmente è una trattativa. Ma visto che non costa tanto, mettere insieme un mirante 35 milioni. Abbassiamo a 30. A lui 10 milioni va bene. 3 anni di contratto. A causa ci sono da 9 milioni. Ok, vediamo un po'. 30 milioni più mirante per Werner. Vediamo un po' che succede ora. Purtroppo è difficile fare il mercato perché le offerte arrivano pochissime e niente. Trattare è ancora più difficile perché allora non c'è modo, dicono già, non voglio venderlo, punto. Oppure ho finito tutti i soldi che hai per la casa di accessori. Solo che il problema qual è? I soldi non ne ho tanti, ma sono 68 milioni per due giocatori forti, non dico forti ma buoni da prendere. Il minimo è sempre 40 milioni. Senza rischiare. Effetto maestro, Vrioni parla di Dybala, sono in squadra. Non sei andato Vrioni. Ok, allora non voglio fare altro. C'è fatto anche per Szczęsny dal Tottenham. Quindi quelli non voglio accettare altro. Quindi 50 milioni. Andiamo a accettare. 50 milioni, già il budget è un po' più alto. E Szczęsny ci offre 32 milioni. Rinegoziamo. Chiedo però 45 milioni. Se accetto 45 milioni, io Szczęsny lo do. E allora, visto che ora abbiamo tanti soldi, è venuto Hazard, ci serve qualcuno a mettere lì dietro, o che può giocare lì dietro. E quello che voglio è Chiesa, non mi interessa. Lui vale 80 milioni. 80 milioni, tantissimo. Ci trova qualcuno, non accetterebbero mai. Perché, ovviamente, non so come mai riesco a metterci qualcuno da vendere. Tipo, non so, gli metto un mirante, così. Un mirante qualunque. Loro mi rifiutano. Cioè, o gli pago la clausola o niente. Io devo pagargli la clausola. E andiamo a accettare lui 7 milioni 8 milioni e 6, 3 anni di ingaggio, la casa 100 milioni, così poco. Maledetto, un po' di tutto, vediamo un po' che succede. Chiedate, c'è da noi, sei dubbioso per il tuo ruolo? L'altro chi era? Tyson, ne ha offerto 3 milioni e 3. Rinegoziamo i termini. Andiamo sui 5 milioni e 7, almeno 5 milioni e 7, dai, per favore. Dai, sogniamo un poco. Poi dobbiamo trattare anche per portiere. Cioè abbiamo Lloris. Ma che portiere. Io non posso fare un tipo di scelta da una parte e una tipo dall'altra parte. No, allora Lloris, Sirigu, La Fonte, Odero. Ci sono tutti giù
tutti sono giù lo stesso, a parte però la fonte che è un po' più forte, cioè è più facile crescere con i 5 anni italiano. E questo per prendere Modero, che prima che lui ex pure Juve, quindi ci 6, ingaggio domani 3 milioni, stessi titolare, non mi rompere le scatole, va, stessi titolare e poi mi rompere le scatole, va, non mi rompere le scatole, è ok, e quindi andremo a 76 milioni, e un attaccante centravanti, allora, li selezionati, discendente. Quant'è Van Basten? Aspetta. Quant'è Van Basten? 66 milioni. Si potrebbe fare. Ingaggio 10 milioni. 3 anni. Quanto mi ha Van Basten d'età? Quanto mi ha? 26 anni. Certo, sì, non prendo centrocampista, però. Ragazzi. Andiamo a prendere Van Basten. Andiamo un po' tutto al minimo. 5 anni. Oh, un buon vicino Ronaldo sarebbe Van Basten, eh. Un ottimo vicino Ronaldo. Ecco qui, ragazzi, arriva a Chiesa, che bel ritorno a casa. A son di milioni, 80 milioni, eh. Per lui è andato via Hazard, eh. Federico, non mi delude, mi raccomando. E allora, sì, mi farei quello. Che allora, nazionale, non mi interessa. Ci lascia Szczęsny, Chiesa è arrivato. Allenatore, chi mi offre nazionale? Se non in Italia, non accedo. Spagna, Guinea, Cina, Messico, Uruguay, Croazia. Sarebbe la Spagna, però mi sa che rifiuto con onore e vado avanti. Va la Juve. Non mi fa vedere. Salta l'incontro. Mi ho messo 1-4. Perché non mi è portiere buono, mi prendiamo 1-4. C'è uno squadrone. Non mi è solo il portiere, va. Andiamo avanti. Due trattative. Vediamo un po'. Oggi avrei due nomi belli forti, oggi mi avrei, eh. A monte Tyson, ma dai, mi è piaciuto Tyson, Audero, accettato. Come i suoi migliori, ok, quindi Audero ha accettato. E andiamo a accettare. Van Basten vuole 73 milioni l'esperimento. Cioè, ma che... E qua più di soldi. Ma dico, ma Van Basten, a che gli do al gioco? I 2 miliardi al gioco in pratica. Risicati, però un piacere campissimo, ma aveva un attacco stellare, direi. Chissà Van Basten, che colpo abbiamo fatto. Tyson è andato al monte. Eccolo qui, che bello. Ma oh, lui forse è l'unico colpo che farò, che ho fatto in questa carriera, in tutta, anzi, di PES 2, 3 con l'Inter, con l'Inter. E come ho preso una leggenda, ragazzi. Una leggenda per mettertela, anche perché poi è Marco Van Basten, cioè stiamo scherzando. Già c'è Ronaldo forte. Non c'ho nessuno, però sì, una ciliegina sulla torta. Arriva anche Odero, va bene. E allora andiamo a fare la squadra ora. E allora, ditemi ora che squadra abbiamo ora. Guardate qui. Con Chiesa, Kulusevski, sta naturale di trequartista. Che perde meno? Kulusevski 3, Chiesa perde tantissimo. 86 una punta, perde 4 la prima punta. Perde, quindi sono a punto. Ok, lui è il vice. È il vice di Bala. Lui è il vice Cristiano Ronaldo, 91, 8 forte, e lui invece è il vice, cioè Rune sarà il suo vice, penso, in questo ruolo, il suo 85. Poi abbiamo Martin, Traoré, Rabiot, Giorgio Campo, Lessina sarà aggiunta, manca un centrocampista, ma vediamo magari dalla cantera cosa ne esce fuori. Abbiamo Michael, Mirante, e qui abbiamo invece Audero, Attà, De Ligt, Militao, Alessandro, con De Mirar, Zinchenko, Umtiti e Cancelo, riserve. Uno squadrone, direi, uno squadrone. E allora, vediamo un po' se c'è relative ancora. C'è qualche offerta. Van Basten è arrivato Audero. Abbiamo dato via Szczęsny, ok, che è un 86. Lo sapete che non è più forte, però con i suoi soldi. Prendiamo un portiere che è più scarso. No. Va messo pure questa. Portiere che certo è più scarso, però... Nel Bayern 1-0, Chelsea pareggia col Ghent. Così, 9-4-1 vince il Chelsea. Col Ghent pareggia 1-0. Va bene, ok. E ora c'è la Super Cup. Noi abbiamo vinto pure, abbiamo tanti soldi. E siamo qui alla Super Cup. Che andiamo a giocare. Guarda che bella scena con Tess Mosby. Quello chi è? Che Rooney non si è riuscito a dimostrare che fosse fatto meno o meno. È abbastanza umile ad ammettere che ha ancora margini di miglioramento. Cioè, ha fatto. Ci cioè, abbiamo ha fatto anche male. Non credo che siano cose importanti. Non credo, non credo. Ce l'ha fatto anche male, ha fatto. Ok, messaggio. Odero, Camero. Negato già è il leader, anche arrivato. Allenatore, abbiamo vinto un altro titolo alle amichevole. Antenshuaka, non ci interessa più di tanto.
Ma ora andiamo a fare la scuola seria. Lui lascia il posto a Dejan. Vorrebbe anche bene così, portarci lui alla fine. Perché troveremo. No, ci manca quello che gioca da punta. Mettiamo qui. Poi abbiamo Del Sena Rune, abbiamo qui, ci vengono un po' gli attaccanti che abbiamo poi Tyson e Pellè, ma no, c'è anche più un centrocampista. E la cantera, abbiamo anche un sacco di soldi per i prestiti. In caso ne va Tyson, abbiamo un po' da fare. E siamo qui ragazzi alla Supercoppa Europea. Con Karnezis, potere dell'Udinese titolare. La squadra è questa di qua, uno squadrone del genere, un po' stanchi come sta cosa. Ma no dai, allora... Mettiamo qui Van Bass, qui mettiamo Chiesa. A posto di attacco mettiamo Joao Cancelo. La squadra è fatta per appunto sopprire queste mancanze. Però noi siamo tutti stanchi, tutta l'amichevole. Martin, mettiamo qui, manca un po', non ci mancherà. Qui mettiamo Traoré e Rabiot. Chi sta in forma lì? Tutti sono in forma. Ci mettiamo Tyson. Ci mettiamo Pelé a posto di Rooney. De Sciglio a posto. Lo mettere anche. Posso anche in realtà vorrei portarlo per provarlo. Quindi mettiamo Tal qui. E mettiamo qui Zinchenko. Così ci portiamo Tal. Poi Vrioni. Giusto portarlo. Lasciamo a casa Ronaldo, no? Un TT in formissima. Che ci lasciamo? Dybala, Tal. Lasciamo a Smichael, va. Qui mettiamo. No, lasciamo De Ligt. Un TT. E io voglio provare anche Pinto, poi provare. Però Militao, per favore, lasciamo a casa. Chi lasciamo a casa? De Sciglio. Va bene così. Squadra tutta rinnovata, sono tutti giovani. No, io giocherei con i titolari, non c'era niente. Anche se sono tutti stanchi, io gioco con i titolari. Poi li cambieremo. Non mi interessa. Mettiamo qui Pogba. Qui mettiamo De Jong, per favore. Io già i titolari, anche se sono stanchi. Io stanco di fare queste cose. Dovrei sempre pensare a chi fa giocare, che è stanco e non è stanco. Chiesa. Vabbè, Van Bass è in chiesa, che voglio provarli, ma. Gli altri no, mi sembra la sua titolare. Va bene così. Juventus Lille, a giocarci la Supercoppa Europea. E vediamo il titolo che ci manca. Andiamo, ragazzi. Un saluto e benvenuti a questo incontro annuale. I vincitori delle due maggiori competizioni a livello europeo vengono a sfoggiare i loro trofei e a sfidarsi in un ultimo strascico della scorsa stagione. Una finale a gara unica che tradizionalmente conclude il ciclo a fine anno. Un calendario che sarà altrettanto denso e pieno di emozioni. Mettiamoci comodi allora e prepariamoci al top del vecchio continente. Prepariamoci a vivere un'esperienza indimenticabile di quelle che solo il Camp Nou può offrire. Ragazzi, siamo al Camp Nou con Marco Van Basten. E che vuol dire a fare? Che è bello, con il numero 11 è preso lui. Sarà lui il protagonista di questa Juve, secondo me. Vediamo un po' come gioca. Ecco, il nostro abbiamo squadra titolare, eccetto che ho canzone perde a tale l'attacco con chi Van Basten al posto di Ronaldo e Dybala. Chissà che c'ha il nome addirittura. Non cambiare poi. Mentre il Lille ha visto già visto da Carnesi in porto Selic, Thiago Dia, Giallo, Botman, Bradaric. Poi Ikoné, Soumaré, Sanchez, Bamba, Yilmaz e David. Yilmaz è molto pericoloso perché lui è già capocannoniere della serie della Ligue 1. Ha vinto anche la Ligue 1 appunto il Lille e qui mi sembra vinto l'Europa League. Siamo attenti. A parte la sfida ragazzi, tanti noi siamo abituati a giocare con giocatori un po' stanchi, con nazionale. Quindi andiamo così ragazzi. Guarda, grande poi Marco Van Basten, ruba palla, Van Basten entra in aria. Guarda Chiesa, prova il tiro! E ritorna sempre la Juve con Federico Chiesa. Van Basten, che giocatore che è, altruista, va detto, però Van Basten mettiamo la 9, vediamo. A chi sarà 11, ma facciamo cambi, dai. Van Basten con la 11 no. Oh Bamba, che dobbiamo fare? Bamba. Arriva la Bamba! Sa! Kulusevski, ruba palla. Guarda Van Basten che si muove bene e lo serve. Marco, lascia lì giallo. E vabbè, però qua sono falli. Scusami, rallenta con le manate, non è. Rallenta con i. Cioè, è fallo. Va, mi dai manate, mi dai manate. Chiesa? Non mi dà Chiesa, c'era Bruno Kulusevski. Per Chiesa? Palla per Van Basten. Per Chiesa, elegante. Kulusevski, riparano a lui. Il tiro! È il 2-0. Raga.
sento già odore di campionato, di vedo vinto, Champions vinta. Questo io, per me vado a vincere ancora, da vincere, secondo me, vado a vincere ancora. Però, mamma mia, questi, sono fermato così. Grande Zinchenko, neanche fallo è. Scusa, scrivo pallone, arriva, ma e c'è ancora. Ancora che fallo gli dai che ha preso la palla! Ma che fallo gli dai? Cioè, guarda questo Marè, io quasi il pallone netto. Ah, questo è il fallo che Kulusevski poi passa oltre la gamba di... Come? Ma che faccia epica, Kulusevski! La copertina, se riesco a mettere la copertina la metto, raga. Dai, ragazzi, siamo qua, c'è più recupero, siamo al recupero già. Odero? Perché non mi esce Odero? Dicenco però, ovviamente la palla lunga. Sì. Bradarik, ci pensa lui, Bradarik. Butta fuori Arthur, no? Ma come ci va sul pallone? Ci fa il gol? Ok, vince qui per esempio 2-0 9, Juve stellare che ve lo dico a fare. Anche se adesso è un po' stanco, ma continuiamo così. Così cambia, come un po' c'è lo campo, che lì ha un po' più sentito la Juve. Però che squadra, mamma mia, quanto è forte. Quanto è forte, dopo come muore, grande Sanchez. Bella cosa, scrive Pogba. Cerca Chiesa. Bella per Van Basten, in aria, Van Basten, il tiro! Il cino di Utrecht segna. Grande Marco. Chi acquista? Allora, sono i cambi che Pogba si è più stanco di tutti. Fuori Pogba, dentro Torre. Che squadretta che abbiamo, raga. Siamo anche qui alla... Ah, fu un Cruyff che... Il quando Cruyff con Van Basten? Beh, poi Pogba che applaude tutti, grazie. Dentro Traoré. Che ha un 80, ha un po' più di potenza, diciamo, nella squadra. E fai i secondi titolari, diciamo. Però Milita, però. Arthur, ciao, su un tocco di mano, non ci frega niente. Zinchenko, ancora per Arthur. Allarga per Traoré. Kulusevski, Chiesa. Con Kulusevski fermato, ma Chiesa ruba il pallone. Chiesa. Può entrare nella Chiesa. Palla per Van Basten, il tiro e il 4-0. Ma direi più che chiusa. Risultanza. Ui, che ha fatto? Si è fatto. Che squadretta, ragazzi, abbiamo fatto, eh? Che squadretta. Facciamo cambi. E allora, Arthur, io sono più stanco. Mettiamo qui col suo Rabiot. E vorrei provare appunto Atal al posto di Cancelo, che però è in formissima Cancelo. Vai CC. Vede solo 5. DC tanto. Mentre Atal, scusami, 71. Allora. Mentre Rabiot entra Atal. E trovare a sinistra. Proviamo così. 4-0. La Juventus ha optato Facciamo anche un po' subito di per il cambi. ricambio. Anche che ha parlato i suoi ex tifosi, che lui è Barcellone, ma io l'ha rubato a Barça un bel po' di milioni. Che fa magia qui, mamma Martin. Bella per Torre. Vada Van Basten. Ancora per Torre in aria, Torre, prova il tiro! Traversa. Guarda, dice quel Martin. Vada lì, Kulusevski. Kulusevski in aria, prova il tiro! È 5-0. Vabbè, devo dirvi. Stanno divertendo un po' l'acqua che pesa di Zinchenko per Martin e poi Van Basten. Anzi, perfetto per Kulusevski. Certo, può vedere bravo che c'è un centrocampista. Ma vuoi mettere un Van Basten lì come vice Ronaldo? Come vice, non titolare, ma come vice Ronaldo? Dai, fatemi togliere uno sfizio. Qua c'è fallo, non ci chiama fallo, vedi? Ci ho buttato il giocatore, ma andate a mai fine direi. Ah, dopo anche fischiare 5-0, 94 punti di recupero da 5-0. C'è Ma la palla lunga, è avanti. neanche uno dei danni, va. Dai, su. Attal. Difendi Attal. Ma diciamo. Finisce così, Raga, vince il tutto. La nuova campagna è appena iniziata e questa vittoria in Supercoppa non può che essere di buon auspicio. Il coronamento di una passata stagione vertice è una dichiarazione d'intenti per quella a venire.
sale in cattedra del trofeo, la Supercoppa che si sono meritati, un primo trionfo che fa ben sperare per il futuro. Scopriremo presto se saranno in grado di confermare questo carattere vincente, ma adesso non conta pensare a nuovi obiettivi, è ora di festeggiare, amici. E ok, nel video che siamo la coppa, ma ragazzi, iniziano davvero molto bene. Come basta in chiesa che usassi tutte e tre, 7,5. Però dovrebbe essere anche attacco futuro, perché Ronaldo ha 7 anni, Bale ha 30, insomma, è sicuramente l'attacco futuro. Però abbiamo già due attaccanti fortissimi. Un futuro radioso è questo Juve. Se fossi nato io e facevo questo mercato, altro che quarto posto con Arillo. Senza saper Pirlo. Comunque ragazzi, fino a qui l'episodio di oggi, che ci ha dato davvero tantissimo. Ma sei infortunato, neanche arrivato, ok. Vediamo volare l'Omtiti. Allora, abbiamo anche il palmarese, un'altra Supercoppa europea. Che ci manca. Anzi, una Supercoppa che ci mancava. Ora, se vinciamo la Supercoppa italiana, facciamo un po' un plan, ragazzi. Facciamo i 5 titoli vinti. Altro che triplete, va. La mia squadra è un po' che c'è. Per Omtiti. Ci offrono. Finirà la tripla. Ok, abbiamo solo 8 milioni, ragazzi. Con 8 milioni si può fare tanto. Cioè niente, però ancora abbiamo ancora in vendita, esempio, Tyson abbiamo in vendita, e poi magari possiamo vendere anche Mirante, però anche vendere, già 14 e 6 sono già 20 milioni, vende anche un Rugani, quindi un CC, però vediamo come va. Però la scorsa mi piace, abbiamo una squadra fortissima, ma è stata ancora più forte, giochiamo un po' deficia, che manca forse il talento, là, che avevamo nascosto con Modric, avevamo nascosto, però... va più che bene così. Comunque, fino a questo di oggi, io vi lascio un like, a commentare e di la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attiva la campanellina, ci notifica i video che usciranno. E vi ricordo anche seguirmi su Twitch, dove fai live, e su vari social come Facebook e Instagram, così per sapere di più sul mio lavoro. E tra questo ragazzi, al prossimo episodio, da Boss Mitterri, passo e chiudo.